Olimpiadi robotiche e cosplay, modellismo e videogiochi, il divertimento si dà appuntamento in fiera. Oggi e domani ci sono 4 esposizioni in una. Che cosa ne pensano i modenesi? Andiamolo a scoprire. Allora, che cosa si sta cercando oggi a Play? Che cosa sono appassionate i visitatori? Ma noi siamo in uno stand di giochi di carte collezionabili e abbiamo un traffico piuttosto importante. E di fatto noi vendiamo qualsiasi tipo di gioco, si gioca, si comprano action figure. Al giorno d'oggi sono questi gli intrattenimenti maggiori dei giovani e sono principalmente tanti giovani. E quindi quali sono i giochi che vanno di più al momento? Noi offriamo Dragon Ball, Force of Will, tanti giochi di carte collezionabili che sono sempre bellissimi, carte stupende che tra l'altro mettono in moto anche il cervello. Sono più ragazzi, più ragazze? Principalmente maschi, però c'è da dire che molte ragazze si stanno affacciando a questo mondo e con anche discreti risultati. Grazie a voi. Paolo Bassi, qui si interpreta il retro gaming. A che cosa avete pensato? Come l'avete scelta questa cosa? Ma naturalmente è nato dalla passione, dal fatto che siamo cresciuti in sala giochi, era un punto di incontro per noi la sala giochi. E crescendo ci siamo trovati a interpretare ciò che vivevamo una volta con delle macchine che sono la sintesi di quello che era il vecchio cabinato della sala giochi del bar. Diciamo che non abbiamo inventato niente, ma abbiamo interpretato una cosa che stava tramontando e l'abbiamo rinnovata tecnologicamente. Adesso un cabinato di quelli che ho qui alle mie spalle riesce a gestire migliaia e migliaia di giochi che fanno parte di tutto il retro gaming del passato. Ormai cioè, il videogioco c'è la realtà virtuale, i bambini però, i ragazzi continuano a apprezzare i giochi anni 80. Certo, perché la cosa bella, interessante da vedere, che notiamo, è che sono dei giochi concepiti 30 anni fa, anche di più certe volte, con la grafica di allora ovviamente, ma lo spirito era quello di vendere un gioco al bar, bellino da vedere, uno doveva mettere 200 lire e provare a giocare ed era immediata la cosa, uno con due pulsanti riusciva già a giocare. Oggi ancora questo spirito è vivo, cioè funziona ancora. I bambini, io ho due figli piccoli, non fanno caso al fatto che la grafica è vecchia, diciamo, è primordiale. Guardano lo spirito del gioco, il divertimento immediato, un pulsante, una leva, già il divertimento è tutto lì, ecco, ancora funziona molto bene questa cosa. Dal Corni alla fiera che cosa avete portato? Abbiamo portato due progetti in sorta, siamo divisi in due classi, la parte di elettrotecnica e la parte di automazione, dove hanno portato appunto, come potete vedere, due robot che eseguono diversi tipi di operazioni. Uno sposta dei normali cubi come si può trovare in una normale azienda. E entrambi il nastro e questo non funziona perché non si è riusciti a collegarlo al PLC perché è in mancanza di materiale. E va con un PLC Siemens che è un componente che permette di far eseguire alle macchine diversi tipi di istruzioni che vengono imposte tramite il computer e uno speciale programma. Questo tipo di programmazione vi vedete un po' verso il futuro? Sì, allora diciamo che è molto difficile perché il nostro ramo, io parlo per gli automatici, è un ramo che è in continua evoluzione perché si sa, la tecnologia si evolve e quindi sì, dobbiamo diciamo avere la mente aperta perché dobbiamo sempre evolvere, studiare per capire, perché il futuro, le macchine sono il futuro e quindi dobbiamo aggiornarci sempre.